persone. Con la collaborazione di Musi abbiamo deciso davvero di fare di Palazzo Medici un libro di storia dell'arte, con questa bellissima mostra dedicata a uno dei grandi maestri del barocco italiano, che a Firenze ha fatto le sue fortune, che è Luca Giordano. La mostra è in realtà volta soprattutto a far comprendere come l'arrivo di Giordano a Firenze, che si situa tra due date, 1682 e 1685, abbia definitivamente evoluto l'ambiente artistico fiorentino verso una dimensione barocca. Giordano è un pittore che, secondo me, in Italia è ancora poco valutato. Le prime idee di questo progetto sono nate un paio di anni fa, di concerto appunto con la National Gallery di Londra, proprio perché da subito l'idea era quella di innestare un progetto espositivo importante su un patrimonio permanente altrettanto importante. Luca Giordano si è formato a Napoli, ma ha lavorato rapidamente, essendo un enfant prodigio, a Venezia e in altri luoghi dell'Italia del Seicento. Figlio di un pittore mediocre, ma con delle idee molto chiare dal punto di vista di come formare questo figlio geniale, Giordano andava a Roma e disegnava col padre, che gli continuava a dire: Luca, fa presto, perché poi questi disegni venivano venduti per pagare i viaggi di studio del giovane artista. Da lì poi però questo nomignolo si è esteso ad un altro aspetto della sua forza, che era quella di una velocità di esecuzione, una prontezza e insieme una qualità dell'esecuzione pittorica che hanno del prodigioso, insomma. Ha una connessione molto stretta con Firenze. Fin dagli anni 70 i suoi committenti principali erano fiorentini, dal cardinale Leopoldo, che ha acquistato opere sue nella metà degli anni 60, per finire con il Granduca, che ha acquistato opere sue alla fine degli anni 80. Il culmine del rapporto di Luca Giordano con Firenze è fissato in due grosse committenze. La prima è quella della Cappella Corsini nella Chiesa del Carmine qui a Firenze, e la seconda è quella della Galleria degli Specchi qui dove siamo, a Palazzo Medici Riccardi. Ecco che per l'occasione la galleria, usualmente destinata a convegni, conferenze, eventi diciamo di vario genere, è stata rigenerata, diciamo così, ed è esplosa nella sua straordinaria bellezza. Per la prima volta, credo da secoli, sotto la volta della galleria ci sono i bozzetti o ricordi o pensieri, come li chiamavano nel Seicento, che vengono dalla National Gallery e da collezioni private estere. Ci permette veramente per la prima volta di definire esattamente la sequenza delle fasi di pittura della galleria. Questi bozzetti sono una vera e propria, diciamo, ouverture agli affreschi, attraverso i rimandi dei disegni che vengono poi riprodotti dall'artista sulle superfici della sala. Il tema principale della galleria è l'idea di un progresso. Allora, si parte da un estremo della galleria con l'origine del mondo, ci sono gli dei primitivi, poi ci sono immagini di Caronte, dell'inferno, e poi si arriva all'agricoltura, ai dei benefici che aiutano l'umanità a evolversi. Questa decorazione è normalmente definita un affresco, ma in realtà non è un affresco. Giordano ha elaborato qui una tecnica di pittura a secco su calce, gli permetteva di dipingere sull'intonaco dopo che si era asciugato, e perciò poteva aggiungere dettagli che non sarebbe stato possibile aggiungere in un affresco. E questo spiega la brillantezza dei contrasti di colore che sono ancora come eseguiti un giorno fa. In dialogo con queste due straordinarie sale abbiamo appunto una mostra altrettanto ricca e straordinaria. Qui al piano terreno, nelle sale adiacenti a me, un racconto che contestualizza e amplia naturalmente questo legame importante che Luca Giordano ebbe con Firenze. È stato in grado di padroneggiare storie del mito, storie anche legate alla storia romana e antica. Giordano era un pittore capace di fare tutto.
Una mostra quindi straordinaria perché innesca un dialogo fervido, fruttuoso, che amplifica reciprocamente la portata delle opere esposte e la portata, diciamo, di quello che il museo quotidianamente racconta. Il Palazzo Medici è anzitutto un simbolo della grande storia di Firenze, il primo palazzo della famiglia Medici, ma è anche uno scrigno di bellezza, di opere d'arte. Questa versatilità e questa poliedricità di Palazzo Medici Riccardi emerge attraverso tutto il programma di mostre che in questi anni abbiamo messo in campo. Un progetto nel quale tutti abbiamo creduto dal primo momento, impegnandoci appunto tutti con un grandissimo lavoro di squadra affinché ne risultasse il miglior racconto possibile. Direi che se l'appetito viene mangiando potremmo continuare su questa strada e perché no, lavorare a altre mostre con collaborazioni di questo livello e di questo prestigio.